Spiegare con l'arte la nascita delle banche, l'evoluzione dei mercati finanziari, l'origine della società consumistica. È il Museo del Risparmio a Torino, dove è stata inaugurata la sala interattiva Ammirare, in cui i principi dell'economia vengono raccontati attraverso la riproduzione animata di 10 opere d'arte. Tra loro ci sono quelle del fiammingo Peter Paul Rubens, quelle del pre-impressionista francese Edouard Manet, lo statunitense Edward Hopper, l'olandese Peter Bruegel. L'iniziativa di Intesa San Paolo vede lo sviluppo di due postazioni attraverso cui accedere alla realtà virtuale. Ci si troverà all'improvviso su un treno d'epoca, a bordo di un sidecar che sfreccia tra i campi di lavanda della Provenza su una nave attraccata al porto di Anversa. Interagendo con gli elementi di ogni scenario e curiosando tra le pieghe del tempo, i visitatori possono avvicinarsi a concetti economici talvolta percepiti come complessi. L'effetto finale è stato forse al di là delle nostre attese, perché non è solo immersivo, c'è un elemento di bellezza che viene fuori in tutto il percorso che viene offerto al visitatore, un percorso che attraversa tempi, attraversa stili pittorici e attraversa geografie. Gratuito fino a domenica 25 febbraio, il museo è nato nel 2012 e offre ai visitatori l'opportunità di vivere un'esperienza in cui arte e finanza incontrano la tecnologia.